Aspetta, ricomincia. 4 o 5 giorni fa, sul programma Leonardo, che è un programma bellissimo, scientifico, di Rai 3, il primissimo pomeriggio, dove ci sono tutte le novità della scienza, veramente fatto molto bene, io lo seguo sempre, hanno dato questa interessante informazione, allora, che riguarda la Sacra Sindone. Sì. Attenzione. Allora, siccome attraverso la tecnologia ultramoderna avevano dichiarato che la Sacra Sindone era un tessuto medievale, sì. Allora cosa hanno detto? Hanno detto no, non è vero, perché la tecnologia, attenzione, perché la tecnologia non è tale da poter garantire che sia vero, no? Ma allora, se la tecnologia non è valida per dire che non è vero la dichiarazione tecnologica, e le altre dichiarazioni sulla sindone quali sono? Chi è che la deve prendere in considerazione? Allora sono tutte cazzate, compresa la dichiarazione tecnologica. Certo. E mi pare ovvio, no? Certo. È che io te devo credere a te che mi racconti queste fesserie su queste cose, quando tu mi vieni a dire che la riprova scientifica non va bene perché la tecnologia non è sufficientemente. Ecco, vedete, questa è la logica su cui si bava la società italiana. Perché anche quella signora qua, alla fine, che cosa ha detto? La dice perché questo, perché quello, perché qua. Sì, però io ti ho portato una denuncia. Se te succede qualcosa qua, la colpa è tua. Poi, se non lo capisci... Prima del crollo di borsa dei tulipani. Ah, ok. Leggi questo e qua troverai una cosa, una caterva di informazioni che destabilizzano tutto quello che tu sai. Tutto quello che tu sai. Ti dico soltanto, per esempio, che il papato, attraverso Venezia, finanziava i mongoli. Ah, beh. Non è cambiato più di tant'anni. No, infatti. La Cina. Finanziava la Cina. Qua c'è scritto, c'è documenti. E poi ho letto la peste nera non viene proprio dalla Cina. Certo, quella del 1348, sì. Qui ci ha spiegato un po' tutto, è un bel capitolo, bello lungo. Dei rapporti strettissimi con la Cina. Dettagliato. Poco prima della famosa peste, sì. Quella che noi chiamiamo la peste del boccaccio. Sì. Sì. A Pechino. Quella del 1348-50. A Pechino c'erano 350 mercanti italiani. No? Dice la Cina una scoperta di oggi. No, aspetta. Vivevano. L'anno scorso hanno trovato una serie di monete talleri romani. No, talleri, porca mia, non viene mai. Come cavolo si chiama? Che era l'unità di misura in oro del valore, o in argento del valore della moneta romana. Deriva da Taller, ricordiamo. L'hanno trovati in Giappone. Beh, su Focus l'altra volta stavano a parlare della seta. Della seta, sì. Cioè che già nell'antica Roma si importava la seta con la Cina. Certo, esatto. I romani avevano un porto franco in India, che adesso non mi ricordo più. C'avevano, il vero porto era nello Yemen. Certo. E ogni anno, nell'anno 1 dell'impero, si muovevano 200 galere che univano l'impero romano dalla penisola arabica con l'India. 200 all'anno, 200. Che poi dice, lo fanno passare come una cosa attuale, sì. E invece... 200! Ma vi rendete conto, 200? Sai cosa significa? Dividilo per i 12 mesi dell'anno e vedi quanti ne partivano e quanti ne tornavano al mese. Allora, ve ne dico un'altra. Le foci, le sorgenti del Nilo sono state scoperte già in epoca romana. Non c'era Livingston o meno, l'hanno trovate attraverso i nubiani, attraverso era gli schiavi nubiani. Il Nilo,
perché i romani erano interessati. Una delle sorgenti del Nilo, sì. Quella etiopica. Ecco perché si conosce anche l'esistenza del regno di Saba, eccetera. Esattamente, tutto certo. Il resto è chiaro. Non a caso gli etiopi erano cristiani, proprio per questa ragione. C'era un rapporto, c'erano. D'altronde i romani erano interessati al buon andamento dell'agricoltura egiziana. Certo. E ricordiamoci che l'Egitto era il granaio di Roma. Sì, eh. Compresa la Tunisia, l'Algeria, certo. E la Libia, e la Cirenaica. Che ancora non era desertificato come esattamente. Oggi. No, infatti questa cosa l'avevo sentita anche io, che all'epoca comunque si non era... Si è desertificata semplicemente esatto. Perché non facevano le tecniche per ottenere il massimo del risultato e piantavano... La rotazione delle tre terre. Sì, e sì. Allora alla fine... La rotazione delle tre terre non la conoscevano e quindi non la facevano. No, non la facevano. Quella è stata conosciuta più tardi. La sapevano ma non la facevano perché c'era uno sfruttamento integrale, dovevano intensivo. Rifornire i granai di tutta Roma e Roma dava il pane gratis, sì. Ricordiamocelo sempre, sì. Gli imperatori romani tutti i giorni davano la pagnotta di pane a tutti i residenti, a un milione di residenti a Roma. C'è stata una bellissima trasmissione di Alberto Angela che faceva vedere appunto tutti i conti che facevano questo. Cacchio mi raccontano sta gente, guarda, noi abbiamo fatto, che avete fatto? L'avete fatto voi? Cioè, paradossalmente 2000 anni fa erano più svegli di oggi. Sì, no, erano più concreti e più certo. Realisti. Certo. Davano soluzioni pratiche e non teoriche, come oggi, che fanno solo fumo e invece il problema sussiste e permane. C'era un problema e andava sradicato immediatamente. Certo, basta vedere comunque la situazione del governo. Io lo ricordo sempre che durante le guerre puniche, prima dell'inizio delle guerre puniche, c'erano in Italia, nei paesi dominati da Roma, che arrivavano fino al Po praticamente, e fino al Po c'erano circa 18 milioni di abitanti, che era una densità demografica alta, molto alta. E alla fine delle guerre puniche erano 6 milioni, cioè significa che due romani su tre erano morti, ma quelli non mollavano. No. Il problema d'Annibale l'hanno risolto. E come? Siamo. Delenda est, Cartago delenda est, lì non ci sono sconti per nessuno. Certo. Ma sul serio l'hanno bruciata tutta, eh? Sì. Bruciata e demolita. Hai buttato il sale. Ah, è pure, certo. Tanto per star sicuro. Cioè, è sicuro che non sorgeva che manco l'erba. Manco l'erba rinasceva. Quando pioveva non si ghiacciava. Vabbè, l'ultima cosa è questa qui. Andatevi a vedere quante navi hanno partecipato alle varie battaglie navali, tanto per dire quella battaglia di Azio, tanto per dirne sì. Una. Si trattava di centinaia e centinaia di navi. Questi costruivano a mano. No, questa ti dà una cosa che tu, neanche tu, che credo che sai. Allora, all'epoca il clima, come abbiamo detto, era completamente diverso. In epoca d'Augusto c'era il clima subatlantico, cioè qui pioveva molto più di quest'anno, che ha già piovuto molto. Cioè praticamente cadevano più o meno il triplo della pioggia che cade normalmente qua nel Lazio. E la vegetazione, fra le altre cose, essendo un clima diverso, era diversa. Qui noi ci avevamo come, come specie arborea prevalente, e ci avevamo l'abete chiaro, l'abete sì. Bianco. E alla Dispoli, la Dispoli Cerveteri, c'erano delle foreste enormi di questi alberi con il fusto diritto e lungo, attorno ai 20, 25, 30 metri anche. E Cerveteri si era imposta, diciamo così, si era autotassata, ecco, si era autotassata perché i romani chiedevano a tutti la partecipazione alle spese di guerra, si era tassata con il taglio e la lavorazione di questi alberi, che serviva per le 200 triremi che doveva mettere in acqua Roma per fare la chiglia di queste l'albero diciamo principale della chiglia delle triremi, sì. Capito? Quindi questo per dire
quanto è cambiato tutto e quanto era importante quello che facevano loro e quanto è insignificante quello che fanno i nostri governanti oggi, capito? Rispetto anche perché la gente è funzione di chi li comanda, è contrario, è bionivoca la questione, cioè quello che va al potere è simbiotico a te e tu certo. Altrettanto sei simbiotico a chi c'è al potere, capito? Certo. Perché quelli che lo eleggono sono dei delinquenti, ma pure quelli che assistono praticamente a che questa cosa vada avanti interritamente sono altrettanto delinquenti di quello che sta al potere in quel momento. Quindi noi per esempio che facciamo opposizione al regime da una vita, da sempre, ovviamente non possiamo essere tacciati, ma quelli che stanno lì e vanno a scuola e trovano i vetri rotti, i cancelli aperti e tutte le cazzate che mi ha raccontato prima, quelli sono collusi, sono coinvolti, perché accettano. Cioè, complici, assolutamente esatto. Complici. È chiaro. Quindi non basta solo lamentarsi, occorre agire. Come hai non fatto te oggi? Non te la sentono, gliene fai un'altra, non capito? Te la sentono, gliene fai un'altra, alla fine te non lo senti, capito? Ma se non le fai... Ma hai visto quella signora della segreteria che era perfettamente in sintonia con noi? Sì. Però lei ancora continuava a far finta che niente fosse. Certo. Beh, come quando ha detto, io sono anni che sono qui, non è mai successo niente, ringraziamo Dio, non è mai successo niente. Se succedeva... Se succede qualcosa, con chi te vai a prendere? Appunto, guardate questo. Perché hanno scritto questo qui, quella chiudiamo? Perché hanno scritto il fumo è dannoso? Sentiamo. Beh, perché loro t'avvertono. No. No? Oddio. Secondo voi era logico che lo scrivessero? No. Perché non lo scrivevano prima? Oh, ragazzi. Perché alcune associazioni, di cui una a cui facevo parte io, il Codacons, sì, ha vinto delle cause, capito? Di malati di tumore per le sigarette. Per le sigarette. Ok. Perché sono state vinte le cause? Perché non c'era nessun avviso. Ecco perché l'hanno scritto. Adesso non puoi più fare le cause. Perché io te lo dico. Io te l'ho detto, che cazzo vuoi, sei stronzo, se vuoi suicidare. Non per bontà, è semplicemente per fregarsi. Capito? Questo... Mi ricordo ancora quando noi vincevamo una ora causa eccezionale. Ora il problema, secondo me, è nostro. Perché mo ci hanno messo queste foto. Sì. Mettendo le foto hanno tolto quello che c'è dentro le sigarette. E anche quella è un'operazione. Perché prima c'era scritto il livello il contenuto. Di nicotina, il contenuto. Certo. Mo queste foto che hanno non c'è più scritto che cosa c'è. È un uomo del marketing che gli è venuto in mente di fare così. Ma lo questo fare, è il mio libro, per chi volesse comprarlo, eccolo qua, è il mio libro. Che io voglio sapere. Arma letale, ovvero cambiale sociale, il mio libro. Faccio autopromozione. Ogni tanto. Allora, tu sapevi che scrivo libri io. Me l'hai detto, sì. Ah, te l'avevo detto io. Me l'avevi detto tu, sì. Non dal punto di vista alimentare, da qualsiasi punto di vista. Perché? Certo. Perché poi va un libro così tu non l'hai mai letto. Rivalere presso il produttore per dei danni. Ancora non l'hai letto, ma quando lo leggerai ti renderai conto che un libro così tu non l'hai mai letto. Ma da nessuna parte, neanche di quelli che dicono che fanno opposizione al regime. Vabbè, ragazzi. Tutto è così. Io me lo ricordo perché ero facevo ancora parte del Codacons. Quando ci fu questa grande vittoria che facemmo con una persona di Firenze e fu un avvocato di Firenze che era legato al Codacons che vinse questa causa che è stata fondamentale assieme a altre tre o quattro che sono state vinte negli Stati Uniti, per cui ovviamente c'era l'uomo della Marlboro che è morto di cancro ai polmoni, gli hanno dovuto dare una barca di quattrini, quello che faceva la pubblicità per la Marlboro, sì, col cavallo, no? Il cowboy, sì, quello. Il cowboy, sì. Quello è morto di tumore per il fumo. Te credo, forza te fai ciacca. Ma sai a quanta gente, eh? Allora, io lavoravo per un'azienda che a un certo punto lanciò un prodotto contro il fumo, che poi non hanno saputo lanciare, ma noi siamo stati i primi a creare questo cerotto.
abbiamo fatto una riunione di una decina di giorni studiando tutti gli aspetti, anche la patologia generata dal fumo eccetera, e alla fine di questa convention che avevamo fatto io chiesi al dirigente, al nostro dirigente che ci aveva fatto sto corso, e gli chiesi se le grandi multinazionali del fumo ci avrebbero dato l'assenso al lancio di questo prodotto contro il fumo. E lui mi rispose, sì, l'assenso l'abbiamo già avuto, perché noi siamo quelle aziende, la grande produttrice di fumo, sono tutti proiettati per la conquista dell'est europeo, che era da poco caduto il muro di Berlino. Sì. Allora abbiamo avuto l'autorizzazione, avevano sostenuto i consumatori, se non avessero, se la mia azienda, che era più grande multinazionale del farmaco, non avesse avuto l'autorizzazione, non poteva lanciare il prodotto. No, sai perché? Perché il padrone della tua multinazionale, come della Marlboro, è lo stesso. Sono tanti azionisti. Azionisti. Vabbè, diciamo, idealizziamolo in uno. Tanti azionisti che sono comunque parte importante. Vabbè, certamente, vabbè. E sono loro che decidono, sia per l'una azienda che per l'altra. Quelli che fanno i medicini che poi creano delle malattie. Allora, ricordo, autopromozione, Armaca, letale, ovvero cambiare sociale, eccolo qui. Se non ti ammali, come faccio a vendere? Ecco qui il retro. Ma noi allo Stato facciamo comodo a malare. Certo. Il retro, eccolo malati qui, e ignoranti. Malati e ignoranti. Prezzi 22,50 euro. È naturale. In promozione 20 euro più, più spese di trasporto. Colonizzate, perché è quello che vuole. Che vuole. Certamente, non solo, perché sono più. E allora torniamo alla conclusione dei vaccini. Perché loro puntano sui vaccini? Perché il vaccino è la tipica forma di dipendenza da dare ai sani. Dipendenza, perché per creare dipendenza. La parola d'ordine in questi ultimi anni, dare le medicine ai sani. Ecco perché puntano sui vaccini, solo per quello. Allora, io ho visto una pagina di giornale, non mi ricordo quale giornale, del 1996. In cui non c'era ancora stato Wakefield, non c'erano ancora state, insomma, tutte le varie cose che ci sono state, in cui praticamente 3, 4, 5 articoli, insomma, più di uno su una pagina parlavano dei rischi della vaccinazione. Sì. Allora io vorrei dire alla signora Lorenzin, che lei si proclama tanto abolitrice delle fake news, che all'epoca non c'era internet, quindi dove le prendevano queste fake news? Se la gente già si faceva due domande nel lontano 96, brava, intelligente considerazione, 22 anni fa, vuol dire che effettivamente un fondamento c'era, quindi che lei attacca adesso tutte le notizie su internet, lei può chiudere tutti i siti che gli pare, ma tanto alla a fine... noi non ci ha detto ancora niente, che vuol dire? Oh. Ci attaccano in continuazione, The Walk of Change in particolare, il sito di The Walk of Change, ci abbiamo almeno una decina di recensioni al giorno di negazione, che ci danno una sola stella o nessuna addirittura, certo. Capito? Questo per dire che ci stanno attaccando. Ma perché la gente non si dice questo? Allora, io quando ho visto quella pagina... No, ma per noi è un onore, per noi è un grande onore se quelli ci dicono che siamo dei delinquenti, certo. Perché vuol dire che evidentemente il messaggio passa, gli dà fastidio. Io ho sempre detto alla Lorenzin che è un idiota, una testa di cazzo, è una scema e una venduta. È una criminale. E questo va adesso, va visto... Glielo diciamo... 8 querele abbiamo fatto la giornata del Cine. Che venisse, che ci diffidasse, per denunciasse per diffamazione e calunnia. Andiamo in processo, gli facciamo un culo come una cattedrale. Stiamo aspettando solo quello. Quello che mi si è sempre domandato è perché mettono al ministro della salute. Perché deve fare queste cose? No, al ministro della salute, una che non è. Cioè, nel senso, non è un medico. Quello è relativo, dipende dalla persona intelligente o meno. Lei mi ha detto che non è laureata, manco lei, però convinto che se la cosa l'avessero proposta a lei, le avrebbe detto: buona, io ho una morale, io ho un mio senso civico e non queste cose non si fanno. Certo. Allora, chiaro, no? Certo. Al ministro della sanità
signori medici, uno peggio dell'altro, uno più delinquente. Come Presidente della Repubblica, l'abbiamo detto prima. Saragat non l'ho detto, ma se vuoi vi elenco pure su Saragat, pure su Gronchi. L'unico che si è salvato, che guarda caso l'hanno costretto a dimettersi, è Giovanni Leone. Sì. Giovanni Leone, che è stato quello, l'unico che si è dovuto dimettere, attaccato dalla stampa in maniera pesantissima per lo scandalo Lockheed. Perché poi non c'entrava niente. Non c'entrava assolutamente niente lui. Lui aveva solo fatto da intermediario, aveva messo in contatto alcuni personaggi con l'azienda. Fine. Certo. E l'hanno però incastrato e lui gli hanno fatto ricatti tosti, non solo di sputtanarlo, ma ricatti familiari tosti. Esatto, conosciamo molto bene. Autentici però. E quindi lui ha pensato bene, ha detto: ma che cazzo, me ne frega, me ne vado in esilio dorato, prendo i miei 40.000 euro al mese. Equivalenti Dall'ora. Addirittura abbiamo sistema, la scorta armata a vita, ma che cazzo me ne frega, fate quello che volete. Certo. Capito? Vabbè, andiamo ragazzi. Morte tua, vita mia. Andiamocene. Sì. Io bene. Ho collato questa bellissima penna, che questa qui. Meravigliosa, quella. Questa serve anche. Ah, per il. Per il laptop. Sì. E per qualsiasi cosa, questo è il mio numero di telefono. Perfetto, va benissimo. Va bene. Allora ragazzi, qua è stata una mattinata produttiva. Aspetta, non è finita, te la scampi così? No, no. Allora, voi due fate da punto di riferimento qua. Va benissimo. Ok, quindi qualunque cosa ci contattiamo, vi mandiamo l'email, le noi circolari. Noi veniamo. Poi se serve qualcosa, poi fra una decina di giorni riveniamo magari in orario più decente, no? Alle 6 di mattina, perché. Una volta si può fare, due no. Lui già mi ha detto: guarda, non mi rompe più le palle alle 6 di mattina. È che stanotte, come vi avevo detto prima, avendo mangiato quelle due uova, non ho dormito. Vabbè. Capito? Allora, non mangiate, cari amici, tu delle uova alla canapa, nutrite alla canapa, semi di canapa, non vi fanno dormire. Sei drogato, cocainomane. Canapoide. Allora sì. Noi diciamo ti coinvolgiamo, e quindi quando tu ci avrai qualche problema, che c'è qualche difficoltà eccetera, ci contatti. No, diciamo sì. Che siamo noi. E noi contribuiamo volentieri tutte le varie cose, e poi soprattutto quando adesso per esempio a breve faremo un incontro fra tutti noi di Roma. Adesso stabiliremo una data, vediamo un po' come organizzare. E su questa base poi ci strutturiamo anche per possibili altre manifestazioni attraverso, sì, The Walk of Change, sì, o altre. L'ultima a febbraio c'è stata, mi sbaglio, no? La nostra manifestazione a Piazza, sì, San Giovanni. Sì, esatto. C'eravamo, ovviamente, sì, siamo, sì, stati, sì, là. A noi, come al solito, come ho detto, non ci hanno fatto parlare. Non ci hanno fatto parlare, ovviamente. Perché non ci fanno mai parlare. A noi mai, guarda. Non ci fanno mai. Quando ci fanno parlare è per ultimi, quando sono rimasti quattro gatti, sì, che proprio. Quei 5 minuti che praticamente, sì, ma tanto. Vabbè, ci stai, fai presente. Ne parliamo comunque, perché comunque. Tanto comunque, comunque se tu vai su YouTube, YouTube Alba Mediterranea, sì, o Accademia della Libertà, trovi tutte le informazioni e vedi video di quello, come oggi, per esempio abbiamo fatto un video, noi metodicamente facciamo video in cui affrontiamo le tematiche, diciamo, problematiche immanenti con cui abbiamo avuto a che fare, oppure trattiamo alcuni argomenti di interesse generale che possono essere utili, diciamo, di conoscere, certo, per avere qualche idea in più. Come abbiamo detto un'estrema summa, perché vabbè, questo, certo, e questo è un libro che se tu lo compri diciamo normalmente, vedi che caratteri piccoli che c'ha, certo, normalmente questo è un libro alto così, capito? Ecco, cioè è un libro che affronta dei temi e li esamina, li sviscera, certo, cercando di trovare, dare, diciamo, delle possibili interpretazioni o quantomeno del creare dei dubbi. Certo. No? È chiaro. Vabbè, allora, abbiamo detto abbastanza. Ciao a tutti e sempre so long. Sempre. Laudetur Priapus. Sempre. Allora, questa